In questa splendida mattinata ho avuto l'onore ed il piacere di accompagnare Tommaso, Antonello, Diego, coadiuvati da Alessandro. Neanche il tempo di scendere dal furgone e il cane di Diego è già in ferma. La particolarità di questa esperienza è stata proprio affiancare diversi amici con i propri ausiliari. Ciascuno con le proprie caratteristiche e il proprio stile di caccia, e da ognuno di loro ho potuto imparare ciò che più rende nobile questa arte chiamata caccia alla beccaccia. Eccola! Bravo! Eccola! Bravo Tommy! Ce l'ha calata! Magra magra! In queste 2 settimane a Gotland, per etica, abbiamo sempre cercato di cacciare in gruppi di 2 persone, ma per questioni logistiche, in questa giornata, abbiamo optato per questa formazione a tre. Un minimo errore, una piccola distrazione, e ci si rende conto come insidiare la regina del bosco non è affatto semplice. Poco dopo, Boss di Tommaso è in ferma. Un rapido break nel ristorante più bello del mondo e via, si riparte più carichi di prima. Mentre i miei amici banchettano, il mio satellitare segnala in ferma a circa 150 metri da qui. Segnale che colgo al volo recandomi sul mio ausiliare con bastone e telecamera in registrazione. Eccola! Bravo! Bravo Harley!
coppia di beccacce, erano due! Coppia di beccacce! E vai! Andate a vivere! Andate a vivere, bellissime! Un'emozione da pelle d'oca, quale regalo più grande da un giovane promettente setter. Ultimo pomeriggio continua ricco di emozioni. I cani sono in ferma per l'ennesima volta. Finalmente decido anche io di imbracciare un fucile e di dare supporto ad Alessandro e Tommaso. Infatti, le immagini che concluderanno la serie Beccacce a Gotland saranno delle nostre GoPro e della mia shotgun, per cui godiamoci una carrellata finale di azioni ricche di adrenalina. Vai giù, Tommaso. Occhio, eh. Vai avanti, avanti, Tommaso. Sacra, attenti. Morta, eh. Porta, dai, porta, su. Alessandro si stacca dal gruppo per servire Argo, che è fermo da un bel po' a circa 200 metri. Bravo Argo! Va, forza! Bravo Argo! Ah. In solitaria, 186 metri! Bravissimo! Sì, lo vedo, lo vedo! Porta, 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 bravo, porta, 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 chiama l'Antonè, chiama l'Antonè. Bravo, è proprio vero che quando una giornata di caccia inizia bene, non può che concludersi nel migliore dei modi. Un plauso ad Antonello per il suo giovane setter.
ancora e ancora beccacce. Bravo! Certo, ti fa male. L'hai presa? Porco! Hai chiamato! Con un palo! Come va questa mia nero? Metti colina! Era essa, eh? Era essa, eh? Era essa, eh? Facciamo fatto un colpo solo, vuol dire che il tempo era giusto quel tempo là. No, io devo stare fermo, tutto stato qua. Nero, il setter di Alessandro, è in ferma nuovamente. Questa volta, però, la beccaccia avrà la meglio, in quanto nel momento dello sparo il mio fucile sarà insicura e Alessandro sarà molto lontano dalla beccaccia. La presa, guarda le piume, guarda che casca! Vedi se casca? Meglio non piangere sul latte versato, ma andare avanti. In questa caccia l'errore è sempre dietro l'angolo. Nonostante Nero ci regala un'altra bella beccaccia, purtroppo anche in questa occasione ammetto il mio grandissimo errore. Ma va bene anche quando succede questo. Un altro gran bel regalo di Nero, il setter di Alessandro, ma questa volta mi rifarò con un tiro tutt'altro che semplice. Thank you.
Terminano così due settimane di caccia alla beccaccia a Gotland, nelle quali l'amicizia e il gioco di squadra hanno portato a dei risultati straordinari nonostante la stagione difficoltosa in tutta Europa. Nuovi amici, dai quali ho imparato tanto, perché la caccia e la cinofilia sono soprattutto incontro, confronto e mai scontro. Condividere ciò che unisce è il modo migliore per moltiplicare le emozioni. Due settimane così intense, rivissute attraverso questi video, creano un ponte tra il ricordo e la realtà di rivivere al più presto ciò che ha reso un semplice viaggio in Svezia una lezione di vita per un cacciatore di beccacce. Ragazzi, sono a Visby sull'isola di Gotland in Svezia e siamo di ritorno da due settimane intensissime di caccia alla beccaccia. Stiamo per partire, le porte si stanno aprendo della nave e io vi auguro a tutti una splendida stagione venatoria e ovviamente non perdetevi il video di queste due settimane di caccia. Ciao amici, a presto!